Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Questo sarà un secondo Let's Explore di Diplomacy is not an option. Io ringrazio Dor407, che è lo studio di sviluppo del videogioco, e Keyminer per avermi permesso di dare questa key. Vi ringrazio per questa key e oggi proviamo non più una demo, ma bensì, quindi, pertanto, il gioco completo. Sono veramente contento che me l'abbiano data, ma chi, perché ci speravo veramente tanto. Sono veramente, veramente contento, perché non vedevo l'ora di portarvi un video, perché ho visto i progressi di questo gioco nel corso dei tempi, e da quando poi ho portato la demo. E quindi, oggi, proviamo, facciamo una campagna. Hai bisogno del tutorial, ma sai che c'è? Io vi voglio far vedere il tutorial in modo tale da farvi entrare anche voi in questo bellissimo gioco. Allora, non c'è conoscenza che non sia potere. Completiamo tutti i compiti. Allora, con la telecamera WASD, ho le frecce, va bene, ottimo. Per zoomare. La grafica a me, così com'è, piace parecchio. Veramente carina, veramente particolare, mi piace, non è un pugno negli occhi. Allora, seleziono il municipio. Ok. Abbiamo, diminuisci i raggi di lavoratori, pausa lavoro, lo stoccaggio dei vari materiali, possiamo riparare, possiamo selezionare le truppe, qui sono i nostri soldati. Dobbiamo attaccare il nemico. Dov'è il nemico? Questo è il nemico. Ok. Ok, nemico sconfitto. Premiant. Ah, ok, così per vedere la barra del. Oh, bello, bello, quanto è bello. Ok, produzione di cibo, giustamente. Allora, vediamo subito. Dobbiamo fare questo. Un capanno di raccoglitori. Io direi di farmelo qua. Si può andare più veloce, per favore, che se no mi viene la sincope. Poi possiamo fare anche il capanno dei pescatori. Per più cibo abbiamo, ovviamente meglio è. Dobbiamo costruire su queste zone designate su una mappa. La costruzione mi ricorda, tipo di costruzione così, mi ricorda parecchio The Settlers 6. Chi lo conosce sa di cosa parlo. Veramente è un bel gioco. Io preferisco il 5, però anche se devo dire che è molto bello per la costruzione di edifici. Cambi il raggio dei. Ah, posso diminuire. Dobbiamo piazzare la bandiera qua. Vabbè, ok. Diminuendo. Ah, ok, quindi tu puoi scegli tu. No! Come è morto? Che significa F? Madonna mia. E mo? Allora, dobbiamo costruire il cimitero. Ci mettiamo, facciamo qua dietro. E la casa dei becchini. Eh beh. Ah, per forza, tocca. Tocca farlo, perché sennò. Bene, quindi mo qualcuno prenderà i becchini. Eccolo. Madò. Vai, veloce! Cresce la popolazione. Queste sono le case. Vabbè, giustamente. Dobbiamo costruire le case, ma si può roteare. Ah, così, perfetto. Un paio, ok, quindi due case qua. Ma questi qua possono andare. Ah, possono stare dentro, ok. Ah, dobbiamo costruire la casa dei costruttori per aumentare i nostri costruttori. Più costruttori abbiamo, più veloce costruiremo. E vediamo la costruzione di edifici uno accanto all'altro. Ok, perché giustamente devono accedere all'edificio, non ci avevo pensato, giustamente. Autoriparazione automatica mi piace parecchio. Che succede? Manca cibo, a quanto pare. Allora, cosa dobbiamo ricercare però? Una qualsiasi ricerca. Allora, scarpe comode, più velocità. Più velocità per i costruttori, più velocità di riparazione, meglio trattato. No, io voglio fare la caserma. La posso fare? No. Evidentemente dobbiamo fermare queste. Allora facciamo che
questa che aumenta la velocità. Dobbiamo costruire una tenda di soccorso. Perché c'è qualcuno che non si sente bene. Ok. Costruiamola qua. Andiamo subito qualcuno. Cioè, rimandiamo subito a curare perché. Aspetta, aspetta. In diplomacy is not an option. Il nemico ti attaccherà ad ondate. Per di più, il tuo insediamento è circondato da accampamenti nemici. Generalmente dovrai respingere diverse ondate di attacco per vincere. Oppure puoi vedere da dove arrivano. Ok, quindi il nemico arriva da questa direzione. Mettiamo subito i nostri soldati in posizione. E costruiamo la caserma. La costruiamo qua. Questo che è obelisco. Vabbè, insomma. Research complete. Ok, io direi. Allora, noi abbiamo a disposizione 20 lavoratori liberi, quindi io direi, in base a quello che abbiamo, ci facciamo 5 arcieri. Ah, c'era scritto, non l'ho manco letto. 5 arcieri a disposizione. Dobbiamo costruire mura. Le mura è un bel dito in culo. Io direi, costruiamo una torre, innanzitutto. Voglio fare anche un'altra cosa, un altro capanno. Allora, le bacche ne stiamo prendendo, io voglio aumentare il raggio sempre un po' di più. Le case va bene, ma ci siamo. No, butta qua perché se no blocco. Voglio fare così. Ok, allora, qua sopra voglio metterci questi. Ah, ok, quindi vanno. Ok. Io clicco in questi 10, non intacco queste. Ho 4 spallacine, voglio fare giusto un altro per avere. Giustamente c'è anche il consumo di cibo, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ah, ne devo costruire le mura alla fine. Ma sei stronzo però, eh. Allora, innanzitutto costruiamo questa parte qua, poi facciamo un cancello. Un'altra cosa così. E poi ci fermiamo un secondo perché non riesco a fare un cazzo. Quanti lavoratori qua? 2 su 2. Allora io direi di costruire qui un'altra segheria. Ah, voi andate qua sopra? Ah, ok. Ah, oh, perfetto. Ok. Questo che cos'è? Difesa aggiuntiva. Molto bella questa. Bella. Molto bella, mi piace. Molto, molto carino. What now? Let's go. Io direi di chiudere i cancelli. E di fare un altro di questi. Mangi incantesimo. E come si fa? Ah! Per combattere al mio fianco. Vabbè, ho capito, però. Cioè, li vorrei far spawnare quando posso, non quando non posso, voglio dire. Ma questo non si può togliere? Ah, non si può togliere. Quindi questo è cibo infinito, praticamente.
Quindi ho fatto una stronzata. Presumo. Vediamo. Ah no, si può togliere. Vabbè. What now? Io sono curioso di questa torre qua, perché io posso fare così qua. Io me ne faccio altri 5. Metto uno stronzo. Ah. Ecco a che serve una torre d'osservazione. Siamo circondati praticamente. Vabbè, io direi facciamo. Ah, già. Dobbiamo aspettare un po'. Ragazzi, devo ammettere che mi piaceva già. Sono un coglione. Ok, sono in arrivo. Perfetto, li abbiamo sconfitti. Molto bello, veramente, veramente, veramente bello. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace parecchio. Ok, quindi abbiamo la modalità tutorial, campagna, sfida, sandbox e infinita, che presumo siano orde infinite. Ah, questa è Città della Gioia, la versione della modalità infinita senza ondate d'attacco. Quindi praticamente costruita. Molto carino. Ok. Allora io direi facciamo il tutorial e voglio fare giusto una missioncina. Facciamo un attimo una cosa normale, giusto per capire che tipo di difficoltà è. Che mappa enorme, comunque, fantastico. Attenzione! Io vorrei sta a godè. Che succede? Pupulta, Graden Meridi, alla maestra alla carta. Ah, così proprio. Cerelti. Ah. Zulumegu Blu. Dici nu calza la vota. Che ti sulla, Pupulta? Questo fai, quindi? Bene. Oddio. Uno è caduto. Is that the mood? Pupulta. Pupulta. Kulumandadru. Contrabulda Maramindra. Celemi Harohottu. Ah, lui, Tulunu vampipku karamede. Ecco. Chi ti sulla pupulta? Ah, magna magni, però. Ti può mandare. Ma quindi, cioè, nel senso. Pupulta, Garaden Malakiki. Ecco qua. Ah, senza nemmeno. Chi ti sulla pupulta? Sì, sì. Grazie. Intanto il vino è andato. Il pomo è rimasto. Non è una vita che speravo di fare come rese. Pupulta?
alle pisdra maragundru. Avenda beben. Zozo, pupulta. Bere che pisdra tu? Pisdra bradenden hanihunia. Apupiti beredildi. Garaden meririnti carapampiscu marambendre. Garaden romanistra maratettare. Bengo! Bengo. Non c'è una bestemmia di qui. Così. Vabbè. Come fa? Vabbè, noi cominciamo. Ah, noi intanto distruggiamo il nemico qua. Cerchiamo di fare un po' di piazza pulita. Così intanto puniamo una zona e fa sempre bene. Sì, lo so che sono in combattimento, non ho mandato io. Che succede? Il granaio è pieno. Beh, dici che è una brutta cosa. A parte scherzi, dobbiamo costruire un granaio. E nel dubbio anche un magazzino. Ok, il nemico sta per attaccarci. Quanti sono qua? Sono tanti qua. Ah, noi intanto portiamo avanti qua i nostri uomini. Facciamo delle mura un attimo con due torri. Manteniamo così la posizione. Qua abbiamo distrutto un po' di nemici, quindi continuiamo così. E dobbiamo fare... più uomini riusciamo a sconfiggere. Chi? Tutta questa? Ah, questa torre può andare qua. Ne costruiamo un'altra qua. E dobbiamo fare un'altra casa. In modo tale che anche questa va in posizione. Tu vai su questa torre e facciamo altri 5 arcieri. Voi avanzate, ti prendi un attimo questo. No, ti prendi un attimo questo. Avanzi. E li sconfiggiamo un attimo. Il granaio è pieno. Ho capito. Facciamone un altro. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ah, voi siete pure su queste mura piccoline. Ok, non avevo capito. Ah già, le ricerche, cazzo. Facciamo questo che ci aumentava la velocità. Siamo pronti, perché adesso arrivano. Presumo che ci attaccheranno da ogni lato, in realtà. Però, per il momento, questo è andato benissimo.
Ah, mi ricordo che potevo costruire un Aggiungi obelisco per sboccare un incantesimo. Costruisci sto sfaccimma. Ci sarà qualcuno qua, presumo, perché non ho esplorato. È qualcuno a sud. Sì, eccomi. Ne so tanti. Io non so se da questi edifici poi loro fanno uscire soldati, però nel dubbio noi prendiamo tutto. Voi mettete qua in posizione. Dove vai tu? Research complete. Vabbè, allora andiamo di pozione di Gorgot. Io posso fare anche così, però. Sì, come? Fantastico. Research complete. Questa parte è più meno difesa, dove io adesso faccio così. Facciamo la stessa cosa qua, così qua rimangono di meno e qua possiamo mandare questi rinforzi a convergere. Ok, perfetto. Amici, il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace. Io mi sono veramente divertito. Veramente il tempo passa velocemente. Mi piace parecchio. Hanno fatto veramente un grande lavoro. Veramente, veramente un grande lavoro. Poi ho giocato a difficoltà semplice, quindi ho vinto anche in modo abbastanza semplice. Vediamo un po' che ci dice. Pupulta, la manendurundrundru, caramere che le chichi, maramere che la madre, aramenere aneti. Quang, che ne ho ammazzati 907. Mananero manamondru maramundo, gulustaminele amaneminitru, marahende starecheche. Che significa una cosa? Allegoro gulugu kun maranire maratetre. Bene, zio. Vediamo che succede. Caramelli scocibari pipilepchi pupulta. Anahe urupettiti muruhunduru. Garagigiu maratere kunda vanen hanne petendei. Nurmanen hieninundi. Amici, il video può finire qua, come ho detto prima, spero che il video vi sia piaciuto e in caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, noi ci vediamo su un prossimo video, ciao ragazzi!